saranno distribuite su altri enti. Quindi è una scelta di fatto, una scelta non stato avanzato in Parlamento, poi si trova in forma costituzionale, le funzioni delle province saranno attribuite agli altri. Non è che scompaiono ciò di cui si occupano, scompaiono a livello intermedio. Bene. Lui lamenta il fatto che non sia più avanzato. Non parliamo di provincia, ma sia un altro. Di Pompei, visto che si è accolto da Pompei è una sfida complicata, ci sono molti anni di ritardi, di cose che non hanno funzionato, adesso c'è un piano molto ambizioso con i fondi europei che si chiama appunto Grande Pompei, che sta andando avanti. Ci sono molti problemi che riguardano anche, come abbiamo visto, la manutenzione ordinaria, li stiamo affrontando. Io ho fatto alcuni giorni, tre giorni, quattro giorni dopo il mio insediamento, una serie di riunioni operative per affrontare l'emergenza e far andare avanti il più velocemente possibile il progetto. C'è il mondo che ci guarda, l'Europa che controlla, che giustamente che facciamo bene il nostro lavoro, lo faremo bene e restituiremo Pompei al mondo come merita. Vent'anni fa assessore alla cultura, adesso ministro, quando viene. Ero, a dir la verità, assessore alla cultura e turismo, perché anche in quell'occasione fu unificato per la prima volta Ferrara con la cultura e turismo, che è stata una scelta del governo Letta, quindi io sono arrivato con appena completato il trasferimento reale del turismo alla cultura. Credo che sia una cosa importante, perché è difficile separare due cose che sono una legata all'altra, nel senso che la cultura, i beni culturali, il paesaggio del nostro paese hanno evidentemente come dovere collegato alla tutela, alla valorizzazione, il recupero e il restauro, ma c'è anche un problema di valorizzazione di questi beni. Nel mondo globalizzato ogni economia nazionale dovrà sempre di più investire su ciò che la rende forte, unica, competitiva. E l'Italia che cos'ha se non la bellezza, la storia, l'arte, la cultura, la creatività? Siamo appena stati in questo luogo molto nuovo e originale che è Grisù, che è una vecchia caserma dei Vigili del Fuoco, abbandonata, che l'amministrazione provinciale ha messo a disposizione di un'associazione che raccoglie imprese giovanili. È bellissimo vedere un luogo abbandonato che invece diventa sede di piccole iniziative prevalentemente di giovani che basano il loro futuro sul talento, sulla creatività, sulla fantasia. Ciò è esattamente che ha reso forte l'Italia nei secoli, quando l'Italia è stata forte nel mondo. Quindi è su quello che bisogna puntare. Appena nominato, io ho provato a dire, mi sento chiamato alla guida di uno dei ministeri economici più importanti del paese, forse è il più importante. Non ti hanno bacchettato? Bacchettato, perché è così. Io ho sofferto negli anni a vedere, da quando ero assessore, a vedere che la cultura e il turismo in questo paese trattati come una cosa quasi secondaria, mentre sono veramente la prima potenzialità che abbiamo per vincere le sfide del futuro. Quindi ce la metterò tutta, è tutto molto difficile, come si è visto dai muri di Pompei, ma ce la metterò tutti. Noi abbiamo molto piaciuto, ma di luoghi vuoti sono stati diversi, che Ferrara, per esempio, grandiosi. Teatro Verdi, che abbiamo visto sul TG1 in questi giorni, con servizi, diciamo, su questo progetto anche. Ma io vorrei che la comunicazione facesse il lavoro di denuncia, ma facesse anche uno sforzo onesto, professionalmente, di riconoscimento dei risultati. È crollato un pezzo della Volterra, delle mura. In 48 ore abbiamo reperito 4 milioni di euro, abbiamo fatto firmare l'ordinanza di protezione civile, 48 ore dopo c'erano 4 milioni disponibili, non è uscita una riga sui giornali. Se quei 4 milioni non ci fossero stati, sarebbero uscite le pagine di denuncia. Quindi chiedo un contributo. Da questo punto di vista è chiaro che per l'agricoltura comunale di Ferrara, come tutti i comuni italiani, ha a che fare con un problema enorme che si chiama tagli, carenza di risorse, però in questa situazione credo che Ferrara sia, so che Ferrara è uno dei comuni che ancora di più investe nella cultura, che è, come dimostra la mostra che adesso andiamo a vedere, all'avanguardia come è stata negli anni passati, quindi c'è qualcosa che non va come dappertutto. Grazie mille. Grazie.